Con l'arrivo dell'estate è di nuovo esploso il dramma degli incendi. Nella maggior parte dei casi sono dolosi, opera di incendiari e piromani. Solo talvolta sono dovuti a distrazioni o noncuranza. Gli incendiari sono persone che commettono questo reato volontariamente poiché hanno uno scopo secondario, economico, di speculazione, di vendetta, di rivendicazione contro la pubblica amministrazione. Talvolta possono essere persone affette da disturbi psichiatrici o deficit cognitivo e talaltra persone sotto l'effetto dell'alcol. I piromani invece sono individui che semplicemente traggono un profondo piacere nell'appiccare il fuoco e nel vedere gli effetti della distruzione che provocano attraverso le loro azioni. Hanno anche una passione sfrenata per tutte le attrezzature antincendio, proprio perché hanno una fissazione con il fuoco in sé. Traggono anche un profondo piacere, certe volte un eccitamento, nell'osservare l'operosità di coloro che intervengono per spengere gli incendi. Mentre gli incendiari cercano in ogni modo di nascondere la propria identità e le proprie azioni, i piromani non chiedono soccorso ma non si nascondono, poiché desiderano restare a guardare il fuoco e la distruzione. Chi invece appicca gli incendi per errore immediatamente chiama soccorsi. È certamente possibile aiutare e curare i piromani e gli incendiari, purché siano disponibili ai trattamenti, che sono sia psicoterapeutici che con i farmaci, se necessario. Le cure servono a far prendere coscienza queste persone delle loro azioni, talvolta non hanno consapevolezza fino in fondo del danno che procurano, del dolore che procurano negli altri, ma neppure delle motivazioni che li spingono a questi atti. Di fondamentale importanza è la prevenzione, che è su molti fronti. Il primo è la deterrenza, fare in modo che gli incendi non vengano appiccati. Il secondo è educativo, fin dai primi anni di scuola, e il terzo è psicologico. È importante che vi sia un intervento all'interno delle scuole in modo che i bambini e poi gli adolescenti si sentano partecipi della natura, comprendano il significato e l'importanza dell'ambiente naturale e anche boschivo per la nostra salute, soprattutto attraverso esperienze immersive e anche una spiegazione di che cos'è l'habitat in cui noi viviamo e perché ci è necessario per il nostro benessere, sia fisico che mentale. La prevenzione psicologica è un altro tassello indispensabile. Significa intercettare il disagio emotivo e anche talvolta i disturbi mentali molto precocemente. Quindi non è soltanto un intervento con una finalità specifica nei confronti della piromania, che è evidente che anche questo può essere intercettato, ma è un intervento diffuso sulla popolazione e precoce in modo da aumentare la salute mentale e prevenire insieme a incendi e eventi piromanici anche altri tipi di disagio psicologico.